prima Venezia, ora Roma, il pubblico sembra aver accolto molto bene questo film. Quali sono gli ingredienti che hanno decretato il successo? Ma io credo che naturalmente, innanzitutto, l'interesse per il suo protagonista, il soggetto, che è il villaggio e anche la sua creatura più famosa, cioè Fantozzi. Poi abbiamo lavorato molto sulla possibilità di mescolare materiali molto diversi, che sono testimonianze illustri, come quella di promettere lo stesso villaggio, ma Dario Fo, Roberto Benigni e tantissimi altri, Fiorello. Abbiamo molto lavorato su quello che è, diciamo così, forse l'aspetto creativo più interessante del documentario, mescolare materiali diversi. Quindi ci sta sia l'elemento dell'intervista, della testimonianza, ci stanno però delle animazioni che ricostruiscono in parte anche, per esempio, la famosa partita di tennis, che nel libro è più lunga e forse anche più divertente che nel film, quindi l'abbiamo ricostruita in maniera diversa. E poi anche, credo, la possibilità di ritrovare di nuovo alcuni personaggi che sono stati scritti direttamente da lui, come per l'appunto il mega direttore, la signora Pina. Nel momento di girare questo film, quali sono state le sue emozioni, immagino emozioni impattanti, nel confrontarsi con un personaggio che ha segnato la storia sia della letteratura che del cinema italiano? Beh, io in realtà, facendo il critico da parecchi anni, avevo già avuto modo di incrociarlo più volte, e difatti nel film, come hai visto, ci sta una intervista che abbiamo fatto per l'edizione dei DVD per Medusa di Fantozzi del 2003. È chiaro che ritrovarlo, diciamo, in condizioni di salute così precarie, in un momento così difficile, però allo stesso tempo la possibilità di condividere l'attenzione che lui ha dato a noi e noi a lui nel fare questo film, credo che sia stato un privilegio incredibile. Insomma, credo che molte persone si sarebbero potute trovare nei PM panni, avere la possibilità di frequentare Paolo Villaggio, di lavorare insieme a lui, e io come critico il fatto di aver fatto un film che poi riesce a trasmettere le mie stesse emozioni a un pubblico più vasto, cioè questo è il mio fine, il mio goal, diciamo. Una delle i messaggi di questo film sono tantissimi, un po' con snocciolati in pillole, in frasi, in riflessioni dei personaggi interpretati. Non parliamo di conclusione perché ovviamente non possiamo spoilerare il film, però uno dei personaggi importanti di definizione è quella del clown. Come ci si è trovato poi, ecco, Paolo Villaggio e Fantozzi nel ricoprire questo ruolo? Lo dicono delle persone che lo conoscevano e di cui ho raccolto la testimonianza. La forza del clown è allo stesso tempo la sua natura indifesa, anche fragile, no? Come quella appunto del clown che poi piglia le botte o casca o casca in tranelli, no? Nel circo. Oppure c'è il clown che invece ha l'essenza invece più oscura, più malvagia, la paura, tant'è vero, come dice Benigni, i clown mettono paura ai bambini. A un certo punto credo di aver capito che il film stesso mi stava portando verso quest'idea, no? Che queste due essenze così diverse, la capacità di tenerle insieme, da una parte descrivevano l'identità di Villaggio, quindi la sua natura più profonda, e dall'altra era anche il segreto della forza del suo linguaggio come attore e come autore. E il film cerca un po' di raccontare entrambe queste anime. Quanto è stato difficile e impegnativo utilizzare un linguaggio che in qualche modo fosse semplice, immediato, ma allo stesso tempo anche evocativo, perché attraverso la musica, attraverso il ricorso a tecniche cinematografiche moderne, perché appunto il fumetto, quindi c'è stata un po' anche una commistione di genere all'interno del film che tiene lo spettatore. Beh, quello, diciamo, è un po' la forza di questo mestiere, nel senso che il cinema stesso per sua natura polifonico, no? Come dicevano i teorici francesi degli anni 60, e quindi ci sta sia la parola, ci sta il suono, ci sta la musica, ci stanno le immagini, ci sta il movimento, ci sta il montaggio. Più si riesce a
a saturare, a sfruttare, a usare questa natura così molteplice del linguaggio del cinema, più secondo me si tengono teste le percezioni, come dice un critico francese, e quindi più si lavora su questa capacità, diciamo così, che ha il cinema, e più si riesce a tenere desta l'attenzione dello spettatore. Ultima domanda: il ragionier Ugo Fantozzi oggi spaventa la classe, diciamo, medio borghese che ancora esiste qui in Italia? Ma è, come dice De Masi, in realtà è una creatura archeologica anche lui, perché gli impiegati, dopo aver assistito all'estinzione degli operai, hanno assistito anche alla propria estinzione, quindi a suo modo anche lui ormai è una nicchia in un museo archeologico. In questo senso forse non può far certo più paura, ma diventa ancor più toccante.